nuovo nel mio canale. Oggi è un video per quanto riguarda l'organizzazione dei giochi delle mie bimbe. Scusate la voce un po' nasale, ma come sempre sono raffreddata. Non vi sto a dire cosa mi hanno portato a casa, perché sembra che faccio la collezione di figurine per quanto riguarda virus e batteri. Comunque, ritornando al video, vi avevo fatto vedere che le mie bimbe, in qualche video fa, cioè l'avrete sicuramente notato nei video di pulizia, che le mie bambine giocano principalmente nella sala da pranzo. La mia sala da pranzo è collegata alla cucina, cioè un open space, quindi io, per tenerle comunque d'occhio mentre giocano, mentre fanno le loro attività, preferisco farle giocare qua in salone, quindi la disposizione dei giochi è davanti alla parete attrezzata dove c'è il tappeto. Dopo vi farò vedere anche, ma avrete notato in che situazione va a crearsi nel momento in cui le bambine giocano. Questo perché? Perché non ho dei punti precisi dove mettere i giochi. Ci sono dei sacchi, un tavolino della Kiko che mi hanno regalato in cui io li metto, ma non c'è un'organizzazione precisa. Quello che io voglio andare a fare è, nel limite del possibile, perché naturalmente se giocano qua in salone, il salone, finché sono loro in casa, giustamente sarà sempre disordinato, però quello che voglio fare è, nel momento in cui riordino, avere dei punti in cui i giochi non si vedono. Non li voglio avere così a vista, voglio che le bambine abbiano dei punti in cui prelevarli e rimetterli a posto, proprio per iniziare a insegnarli l'importanza di mettere a posto le proprie cose, i propri giochi, anche se sono piccoline, però penso che sia un modo carino per abituarle, iniziare a abituarle. Quindi adesso vi faccio vedere come in che situazione ho la parte del salone dei giochi, proprio per farvi capire quanta necessità ho di fare questo piccolo cambiamento, e poi vi spiego un po' cosa andrò a fare, cosa ho comprato per aiutarmi a organizzare meglio i giochi delle bimbe. Vi lascio quindi alla visione della casa, del casino. Allora, prima di tutto, oggi ci abbiamo compagnia, perché c'è questa bimba che lo stesso è di nuovo un po' malatuccia, niente febbre, però comunque sia non sta bene di stomaco, diciamo così. E allora è qua a casa con me. Questa... Oh, amore, aspetta, vuoi che ti prendo in braccio? E certo che ti prendo, amore, vieni. No, mamma. Oh, scusate. Allora, questa è la situazione che bene o male ogni sera io ho nel salone. Come potete vedere, giochi sparsi, un macello. Oh, a me questo tipo di macello, voi direte, hai due bambine piccole, è normale che sia così. Non lo metto in dubbio, però c'è anche poca organizzazione da parte mia per quanto riguarda i giochi. Quindi, cosa andrò a fare? Vedete quello spazio là sotto? Io ho la fortuna di avere questa parete attrezzata che ha queste ante scorrevoli. Io in questa parte che vedete in basso a destra, io e Cristian, mio marito, abbiamo messo praticamente cose da ufficio, o comunque cancelleria, cavi dei computer, tutto quello che riguarda la tecnologia, eccetera eccetera. Voglio spostare appunto tutta questa roba che ho qua a destra e metterle lì a sinistra, pulendo naturalmente e spolverando, in modo che qua sotto mi rimanga libero, e vi faccio vedere cosa ho comprato e cosa voglio inserire qua. Allora, eccoci qua. Praticamente ho comprato queste scatole simil cassetto da GISC. Le ho prese naturalmente in dei colori che ci stanno bene nella mia parete, nel mio salone, e ho intenzione appunto di inserirli nella parte lì sotto. Lì sotto adesso non so bene quanti ce ne staranno, però di regola la mia idea era metterne 3 o 4. Infatti qua vedete ce n'è 1, 2, 3, 4 e 5. Nella quinta voglio inserire praticamente i giochi che le mie bambine usano poco o di cui si sono stufate. E qui ringrazio un'iscritta del canale che mi ha dato questa idea,
non mi ricordo il nome, però lei sa che me l'ha detto e io le ho risposto anche sotto nel commento. E in questo modo voglio che i giochi siano divisi per categoria, in modo che le mie bambine li trovano e possano giocarci, perché in questa maniera disordinata non riescono a giocare, dico la verità. Hanno dei giochi tutti disordinati, quindi non riescono a focalizzarsi su uno e a farlo come si deve, per quanto lo possa fare come si deve un bambino. Però non so se mi sono spiegata. Il modo di averli così è a rotazione. In questa scatola che lascerò, la quinta, la porterò in un punto nascosto in casa e mano a mano farò a rotazione che i giochi li nascondo e dopo una settimana li ripropongo, in modo che non si stufino dei loro giochi. E ringrazio sempre la mia iscritta per l'idea. Se mi volete accompagnare in questa mattinata di organizzazione giochi, io vi invito a vedere il video e iscrivervi al canale cliccando il pulsante rosso qua sotto, nel caso non siate già iscritti, e andate ad attivare la campanella se non volete perdere i prossimi video. Io vi mando un bacio e aspettate, vi mando un bacio e vi lascio alla visione del video. Ciao ciao. Ciao bambola. Ciao. Ehi, mi aiuti a mettere a posto tutti questi giochi? Sì. Sì? Li mettiamo in quelle scatole belle che ha comprato mamma? Sì. Va bene. Mua, un bacio. Ciao. Mua. Vedete, ce ne stanno 4 di box, infatti come avevo calcolato io il quinto mi è rimasto fuori e sarà lì che metterò praticamente tutti i giochi che non usano più assiduamente, di cui si sono un po' stufate, e a giro toglierò un box e rimetterò quello e continuerò così una volta a settimana. Ora mi impegno a mettere a dividere un po' i giochi in questi box.
Allora, con molta difficoltà, perché comunque fare queste cose con le bambine è veramente difficile, ho diviso i giochi in queste quattro scatole. In questa ho messo dei giochi che, come vedete, naturalmente vengono subito risumati. Allora, in questa scatola ho messo dei giochi vari, nel senso che non hanno più senso, secondo me, di esistere. Non li cercano più, non trovano gusto proprio a farli. Quindi io non li sto buttando, li sto tenendo in questo box che conserverò nella loro cameretta. E qua fuori terrò solo questi quattro. Poi vedremo a rotazione se, facendoli rivedere, ritorneranno a avere interesse. Qua c'è comunque un macello, perché i pupazzi li ho tutti tolti. Infatti li ho tutti ammassati qua. Primo, perché quelli non elettronici li voglio dare proprio una bella lavata e anche disinfettarli, perché la verità sono da un po' che non li lavo. E poi li voglio sistemare comunque nella loro cameretta per non averli sempre in giro. Allora, questo è tutto per quanto riguarda la sistemazione, la mia idea per la sistemazione dei giochi nella mia sala. Se avete un tipo di parete attrezzata che ve lo permette, secondo me questi cassetti fatti a box sono l'ideale per i giochi dei bambini. Vi farò anche sapere nei prossimi video se è una soluzione che mi aiuta o meno. Io sono stanca morta, ho dovuto fare, cioè, mi rendo conto che certe cose andrebbero fatte quando non ci sono i bambini, però è un periodo un po' particolare per quanto riguarda malattie e sfighe varie, quindi non posso non farle se non in presenza delle bimbe. Quindi io vi lascio, vi invito sempre a iscrivervi al canale cliccando il pulsante rosso qua sotto e ad attivare la campanella se siete interessati ai prossimi video, che riguarderanno sempre l'organizzazione. Il prossimo video riguarda un power hour, ho intenzione di farne un altro e farò altre cose differenziate dallo scorso video, perché ne ho tante da fare, ma comunque sia è una tipologia di video che mi aiuta anche a focalizzarmi su cose che tra virgolette non faccio mai. Lo scorso era più lineare per quanto riguarda le cose di routine quotidiana, cioè fare i piatti e altre cose, fare i letti eccetera eccetera. Invece questo power hour sarà un pochettino più particolare. Quindi io vi saluto, un bacio, al prossimo video.